Buongiorno Ministro, è noto che lei sia intenzionato a promuovere l'istituzione di una commissione bicamerale per le riforme all'inizio dell'anno e all'indomani dell'approvazione della legge di bilancio. Come intende conseguire questa iniziativa? Diciamo che l'iniziativa non spetta al governo, io la sostengo dal punto di vista politico perché faceva parte del nostro programma elettorale, perché sostengo da sempre, come la sostiene la destra politica in Italia ormai da decenni, che all'Italia serve una profonda riforma costituzionale. L'auspicio è che siano le forze in Parlamento a far nascere questa commissione bicamerale e l'auspicio è anche che questa commissione possa nascere con il consenso più ampio possibile. E serve naturalmente una legge che istituisca, che determini i tempi di durata della commissione stessa e il mandato che deve ricevere. Se ci sono le condizioni politiche, allora la bicamerale può nascere e può anche funzionare, altrimenti rischia di essere ancora pura accademia. Secondo lei, quali sono gli ambiti delle istituzioni che necessitano di un intervento di aggiornamento? Ma guardi, fatto salvo che la nostra Costituzione nei suoi, diciamo, principi fondamentali non deve essere toccata, e questo nessuno naturalmente intende farlo, secondo me tutta la parte relativa alla forma di governo deve essere presa in considerazione, anche la stessa formazione bicamerale del Paese, dello Stato può essere ridiscussa, non spetta a me decidere qual è la forma migliore, però che l'Italia ha bisogno di una democrazia che decida, questo è, secondo me, è assolutamente evidente. Serve dare più potere ai cittadini e toglierlo un po' ai partiti. Poi potremmo discutere di come farlo, però ad esempio serve un esecutivo più forte, che rappresenti l'unità nazionale, che rappresenti la forza del governo che decide sul mandato dei cittadini, e poi insieme, secondo me, si può anche ragionare su come rafforzare il potere delle autonomie, sia locali sia regionali. In un eventuale processo di riforma, le forze dell'opposizione su quali tematiche potrebbero convergere e dare un contributo? Guarda, intanto è importante secondo me che queste riforme si possano fare insieme se è possibile. Abbiamo ascoltato tante volte l'accusa, anche in campagna elettorale, al centro-destra di voler fare eventualmente queste riforme da solo, lo spauracchio del centro-destra in grado di riformare la situazione senza il consenso degli altri partiti. Allora, questo spauracchio non c'è. Non intendiamo cambiare la questione da soli, lo vorremmo fare insieme alle altre forze politiche perché le regole del gioco auspicabilmente si determinano insieme. Certo, non ci fermeremo se dall'altra parte ci sarà un atteggiamento ostruzionistico o semplicemente negativo. Spero che il centro-sinistra, soprattutto il Partito Democratico, colga questa occasione e spero che lo possa fare insieme a noi. Per adesso purtroppo i segnali sono tutti negativi, c'è la tendenza a dire sempre no a tutto, però io credo e spero che soprattutto dopo il loro congresso, con l'anno nuovo, si possa ragionare su queste cose a mente un po' più fredda e con un po' più di serenità dal punto di vista politico. Perché, ripeto, le riforme interessano a tutti, non c'è un modello che abbiamo già in testa da imporre agli altri, c'è il problema di istituzioni moderne per un paese moderno.